Buongiorno a tutti, diciamo, cari conoscenti che, diciamo, state seguendo appunto i miei video con, insomma, sia su YouTube che qua, su Facebook. Prima di, diciamo, spiegarvi perché, soprattutto all'inciano, perché, e poi vedrete perché, comunque prima di spiegarvi perché ho fatto vedere questi due oggetti, che sono ovviamente due tesi di laurea, vorrei dirvi, diciamo, vorrei dire in qualche modo il mio pensiero sui compleanni. In che senso? Nel senso che sta capitando che quando io faccio dei video appunto al piano digitale, capitano anche dei compleanni. Io sono solito, cioè sono, sto facendo questa cosa, nel senso che quando appunto capitano i due eventi, diciamo, insieme, in genere dedico appunto quel dato pezzo a quella data persona che fa il compleanno. Sì, diciamo, si tratta di una sorta di doni gratuiti che io faccio appunto perché, insomma, credo sia una gran cosa, non perché sono io, ma appunto perché donare l'arte credo sia appunto una gran cosa. E poi anche in generale, insomma, bisogna sempre prima donare e poi ricevere. Quindi sono, diciamo, e poi in qualche modo questo gesto si sta rivelando anche positivo, nel senso che le persone, appunto, comunque, a coloro che è capitata questa cosa, veramente, diciamo, si sono mostrate appunto soddisfatte, comunque hanno apprezzato molto, veramente tanto. Detto questo, perché, diciamo, ho fatto vedere le mie due tesi di laurea, che tra l'altro appunto in filosofia, che risalgono, diciamo, quella magistrale, quella scritta dorata in d'oro praticamente a febbraio scorso, e la triennale invece, che era la prima tesi che ho mostrato, diciamo, praticamente 2 anni e mezzo fa. Comunque, perché ve l'ho fatto vedere, non ci dobbiamo soffermare né sul titolo né sulla tesi in sé, né sul contenuto, eccetera, tutte cose che metto da parte. Poi io ho anche una visione particolare sulla tesi di laurea, credo non serva a niente, si tratti solo di una formalità. Appunto, dicevo, quello su cui ci dobbiamo soffermare è il contenuto, cioè il materiale con cui sono state fatte, diciamo, le tesi, e di che materiale saranno state mai fatte: di velluto blu. come potete vedere, poi anche un'altra cosa, indosso un'altra cosa blu, non so se è di velluto, non ho mai indagato più di tanto, ma comunque è del blu, di quel blu che praticamente si avvicina al film, al blu, il film di David Lynch. E appunto questi tre oggetti, queste tre cose, devono appunto essere interpretate come testimonianza assoluta del fatto che io, che per me appunto velluto blu è un'ossessione, ed è tra i film di David Lynch quello che, diciamo, occupa, insieme ad altri pochi film, un posto particolare nel mio cuore. Ovviamente tutti i suoi film sono grandi, eccetera, ma velluto blu per me occupa un posto particolare, speciale. E detto questo, quello che io andrò a fare adesso, e quindi veniamo alla sorpresa di cui parlavo nel video di Profondo Russo, l'ultimo video di Profondo Russo la settimana scorsa, quello che andrò a fare adesso, andrò a eseguire Mysteries of Love di Angelo Badalamenti, ovviamente cantato da Julee. Ora, voi sapete benissimo, meglio di me, che in qualche modo Mysteries of, comunque, qui si tratta della prima collaborazione per quanto riguarda Velluto Blu, 1986, tra David Lynch e Angelo Badalamenti. Ora, a dire anche una mia, diciamo, una mia piccola cosa su questo fatto, su questo evento: credo che sia trattato di un qualcosa di casuale, nel senso che se il produttore Fred Caruso non avesse mai contattato, avesse contattato un altro compositore al posto di Angelo Badalamenti, che sarebbe cosa che sarebbe potuta capitare benissimo, noi oggi, diciamo, non staremmo a parlare di tutta la storia, da quel momento in poi, di David Lynch e Angelo Badalamenti. Ma ovviamente è un'opinione personale, una visione personale che può essere anche non, insomma, non condivisibile, diciamo, ma comunque la fortuna, il caso, ha fatto qualcosa di straordinario in quel momento, secondo me. E anche il fatto poi che ulteriormente Angelo Badalamenti chiama Julee Cruise, questa cantante che, diciamo, lui conosceva, che appunto aveva, se non sbaglio, cantato in un suo musical western, e quindi che è persona che già conosceva, che
secondo me ha contribuito ancora di più a rendere straordinario il mondo onirico creato appunto da David Lynch, da Angelo Badalamenti e da Julee se stessa, che appunto tre persone secondo me, queste tre persone più di tutte hanno reso questo mondo estremamente onirico. Detto questo, io adesso, appunto, un'altra piccola cosa su Julee, secondo me è lei che appunto arricchisce questo pezzo, ma anche altri pezzi, altre canzoni, una cantante straordinaria, una voce angelicata, unica, secondo me paragonabile solo a quella di Enya, ma comunque è superiore, io credo. Detto questo, adesso io farò, cercherò di fare una versione cantata, quindi canterò anche. E almeno ci provo, mai fatto, diciamo, in un video. Dopodiché, l'altra versione, quindi il video, diciamo, questa terza e ultima parte di Velluto Blu è divisa in due parti, diciamo, questa di oggi e la seconda, che sarà la versione solo strumentale, che io preferisco, diciamo, ovviamente, anche quindi con l'organo, perché a un certo punto si inserisce anche l'organo, diciamo, però quella la pubblicherò oggi, giovedì o venerdì. Detto questo, poi ricordo sempre la questione del canale YouTube, già sapete tutta la storia, comunque metto sempre il link, se volete vedere, solo cioè scrivervi oppure solo vedere, qualche cosa così. E detto questo, insomma, spero che vi piaccia. E poi, vabbè, poi diciamo seguiranno altri video, comunque David Lynch non ci abbandonerà. In qualche modo il ciclo dei video autunnali che io ho pensato appunto di dedicargli in qualche modo per quanto riguarda i film che uscirono in autunno, pensiero mio diciamo di appunto di quando è iniziato questo ciclo, di questi film che uscirono in autunno diciamo negli Stati Uniti, non si interromperà qui, cioè si interromperà ma verrà riallacciato per un momento direi eccezionale, eccezionale, come direbbe Sandro Piccinini, il telecronista, cioè il momento che praticamente si verificherà a gennaio, un evento che si verificherà a gennaio, e faccio il criptico perché so in qualche modo che i linciani sanno che cosa accadrà a gennaio, quindi il ciclo proseguirà con un altro film direttamente credo a gennaio, a meno che salvo imprevisti e quindi non decida di cambiare idea, ma non credo, con un altro film di cui avevo accennato appunto qualche settimana fa, ma non ne parlo. E secondo me sarà anche un abbinamento sorprendente quello che io deciderò di fare dedicando questi pezzi, penso due pezzi, poi vedremo, almeno uno, poi vedremo se riuscirò a farne anche due, diciamo, a questo film suo, di cui tra l'altro ricorrerà anche il 20° anniversario, in quel giorno, a gennaio, pochi prima appunto in quei giorni. E vabbè, detto questo mi sono un po' dilungato. Spero che insomma, e poi comunque l'ultima cosa, seguiranno comunque altri pezzi durante il periodo di dicembre interessanti, non tutti di David Lynch, ma poi ci sarà anche un altro evento tra l'altro straordinario legato a una persona appunto che ha lavorato nel mondo di David Lynch, noi sappiamo molto bene, è una grandissima persona. E poi comunque seguiranno altri video di altri, insomma, altri pezzi di altri film. Però detto questo, spero, insomma, che tutto vi piaccia, il tutto vi piaccia. Ci provo come sempre e diciamo alla prossima. Ciao. Sometimes the wind blows and you and I forever in a darkness.
Sometimes a wind blows and the mysteries of life.